ben sintonizzati e connessi su Radio Messaggio Cristiano. Anche oggi sta per iniziare il culto, seguiamolo insieme e scopriamo insieme cosa il Signore ha in serbo per ognuno di noi. A Dio piacendo ci sentiamo più tardi, seguiamolo dunque, pace, buon ascolto e buona visione. Santissimo nome, Signore, alleluia. Quale grande, Signore, gioia per la grande grazia che ci concedi del continuo, Signore, di venire nella Tua casa, Signore, e poter ascoltare la Tua voce, Signore, i Tuoi insegnamenti, alleluia, sì, oh Signore, ed essere veramente preparati, Signore, per il Regno dei Cieli e preparati anche per come dobbiamo vivere qui sulla terra, alleluia, gloria al Tuo nome, affinché possiamo essere quella luce del mondo, quel sale della terra, quella città posta sopra l'alto monte. Alleluia, gloria al Tuo nome. Quindi ancora questa sera, Signore, ammaestraci. Signore, che i Tuoi insegnamenti possano rimanere scolpiti nella nostra mente, nell'anima. Alleluia, gloria al Tuo nome. E che possano, Signore, Signore, intervenire tutte le volte che ci troviamo in mezzo a questa società che ha tanto bisogno di conoscerti e di conoscere così le Tue leggi, i Tuoi comandamenti e la Tua volontà. Il tutto per la Tua gloria e per la gloria di Gesù, benedetti in eterno. Alleluia. Amen. Amen. Alleluia, amen, alleluia. Il salmista diceva proprio questo: ho cercato il Signore ed Egli mi ha risposto, alleluia. E così lo aveva liberato da tutti i suoi problemi, alleluia. E così vale per noi. Se noi cerchiamo il Signore con tutto il cuore, con tutta l'anima, Lui ci libererà, amen, e risolverà tutti i nostri problemi, alleluia. Però non lo dobbiamo cercare solo con l'intenzione di risolverci i problemi. Lo dobbiamo cercare, come ha detto lui, cercate prima il Regno dei Cieli, la sua giustizia e tutte le altre cose vi saranno sopraggiunte. Amen. Quindi noi non dobbiamo cercare il Signore perché abbiamo di bisogno. Noi dobbiamo cercare il Signore per lodarlo, e per conoscere sempre qual è la sua volontà nella nostra vita, in ognuno di noi. Noi non dobbiamo pensare agli altri,
se hanno difetti, se camminano male, se sono zoppe, non ci interessa. Ognuno deve guardare se stesso, amen, e chiedere al Signore: Signore, come sono agli occhi tuoi? Signore, mostrami, ecco, la via per la quale io devo camminare ogni giorno. Fammi vedere i difetti che ho, in modo tale che con il tuo aiuto io li possa togliere. Amen, gloria a Dio. No, sentisse, oh, io qua, io là, io sopra, sì, e manco sotto letto. Allora, parte, noi siamo niente, zero tagliato. Quando il professore andava a scuola e mi voleva premiare, faceva De Luca, stavolta sì, fai sto un compito che è buono e ti metto sullo zero. Tu, con lode, zero con lode, tagliato. Vedete che scherzo, non è successo mai. A meno che mi ricordo. Non è successo mai. Alleluia. Amen. Quindi vogliamo allora. Alleluia. Intanto vogliamo preparare un altro cantico da cantare, alleluia. Non sono stato molto chiaro prima, ho detto come se deve, perché uno deve cercare il Signore, no? Questo cantico ci spiega come dobbiamo cercare il Signore. Forse io non sono stato molto chiaro, allora cantico, fratello, dice: aspetta, ora ci penso io. Alleluia. No, lo so che non l'avete fatta apposta, allora non crederemmo nella guida dello Spirito Santo, fratello. D'altra parte, questo cantico ha collaborato, perché le cose che ho detto prima non è, dice, che vengono da una voce fonte.
i cantici e le riflessioni, quello che il Signore dà, e sono tutte, procedono dallo Spirito Santo. E allora, quando ho detto, ecco, bisogna saperlo cercare, come quell'operaio che mi diceva, dice, ho cercato e non l'ho trovato, poi io invece l'ho trovato. Amen. E allora, dice, come si deve cercare il Signore? Ecco, questo cantico ci dice, come il cervo, monosso cuore, quanta cosa brama. Ecco, noi dobbiamo mettere al primo posto il Signore. Ama il Signore Dio tuo al di sopra di tutte le cose. Amen. Perché soltanto così, vedete, noi possiamo allora avere questo rapporto meraviglioso con il Signore. Se lo amiamo e lo desideriamo, lo bramiamo come la cerva brama le acque. Alleluia. Amen. Perché come io per sentito dire, dice che la cerva, o il cervo, quando ha sete, fa di tutto per cercare e trovare l'acqua, e non guarda pericoli. Ecco qual è, perché, ecco come il cervo, perché magari altri animali sono più avveduti, più, e quindi si guarda. Il cervo invece si vede che quando ha sete non guarda niente, pericoli e niente. Amen? Ecco, quindi noi dobbiamo amare il Signore senza guardare né pericoli e né niente. Amen? Gloria a Gesù. Alleluia. E voglio quindi adorare te. Amen? Lo vogliamo fare andando adesso in preghiera? Se non ci riusciamo, chiediamo aiuto al Signore. Perché se noi gli chiediamo queste cose col cuore, lui è contento, è felice e ce le dona. Vabbè, andiamo in preghiera. Alleluia. E ti preghiamo, Padre Santissimo, anche per tutti gli assenti. Signore, tu sai ogni cosa, conosci ogni cosa e puoi ogni cosa. Signore, tu sai quelli che sono assenti perché, Signore, non possono venire. Tu conosci, Signore, gli assenti che non vogliono venire. Intervieni tu, Padre Santissimo. Noi ti preghiamo. Fai, Signore, come quella parabola del fico che doveva essere scalzato prima di tagliarlo. Gloria al tuo nome, sì, oh Signore. Scalza tu ancora, concima. E se l'albero non porta frutto, allora lo taglierai come tu hai deciso. Quindi noi ti preghiamo, Signore, non vogliamo il male di nessuno, ma il bene. Quindi ti preghiamo per tutto questo mondo che ci circonda e che cerca, oh Signore, di coinvolgerci in ogni cosa. Donaci le tue virtù, Padre Santissimo, le stesse virtù di Gesù. Signore, affinché possiamo affrontare il male, il mondo ed il maligno nel tuo nome e nel nome di Gesù, benedetto in eterno. Amen. Amen. Yeah.
e che il Signore possa veramente guardare il nostro cuore, perché, fratelli, io ve lo dico in verità, io non mi accontento di essere solo io salvato e la nostra comunità. Io chiedo al Signore che possa salvare più persone possibile. Alleluia. Amen. E allora vedete, se in noi ci sono questi sentimenti, allora questi sentimenti ci attestano che siamo figlioli di Dio. Se pensiamo soltanto a noi stessi, allora siamo egoisti, egocentrici e cattivi. E quando dice questo, è tutto così. Alleluia. Perché il Signore ha detto che il comandamento simile a quello: ama il Signore Dio tuo al di sopra di tutte le cose, con tutta la tua forza, la tua mente, la tua anima, e ama il tuo prossimo come te stesso. E questo spesso noi ce lo dimentichiamo, e non ce lo dobbiamo dimenticare. Perché vedete, guardate, se noi amiamo veramente il Signore con tutta la nostra forza, con tutta la nostra mente, con tutta la nostra anima, diventiamo tutt'uno con Lui. Allora i Suoi pensieri diventano anche i nostri pensieri, i Suoi sentimenti diventano anche i nostri sentimenti. E poiché il Dio ha tanto amato il mondo che ha mandato il suo unigenito figlio, dice, affinché chiunque crede in Gesù non muoia ma abbia la vita eterna. Allora vedete, se il Padre ha tanto amato il mondo e che è mandando Gesù affinché chiunque crede, ciò significa quindi che noi dobbiamo pregare per tutto il mondo affinché creda. Amen, gloria a Dio. Non è che dobbiamo pensare soltanto per noi stessi. Facciamo come quando io ero ragazzino, vedete, è importante, e con l'educazione familiare, no? Mi ricordo che sapete, ero ragazzino, siamo state tutte ragazzine, no? E ogni tanto, essendo ragazzini, uno non è che ragiona come i grandi, no? Non ragiona. E allora mia mamma, per esempio, mi diceva di fare qualcosa sia per me e automaticamente anche per gli altri, no? Io sbadatamente, che cosa facevo? Io andavo dove mamma, perché la cosa mi conveniva, no? Perché c'ero io in prima persona, pure che doveva essere coinvolto. Facevo quello che dovevo fare per me e mi dimenticavo degli altri. Mamma faceva, ah, bravo, pensaste solo vado a babba? O dice un camassina sto fatto? Pensaste solo vado a barba? Che vuol dire pensaste solo vado a barba? Ma te fai a barba per te solo? E all'altro dice, no, non pensaste anche per gli altri. Amen, gloria a Dio. E quindi allora io mi sentivo mortificato, no? Mi alzavo, lo davo alla tavola e andavo e provvedevo anche per gli altri. Ora, fratello, che andava a dire, Signore, che pensaste solo vado a barba? Andiamo a fare dire questo, perché mia mamma era e mio papà che mi dicevano questo fatto, quindi me lo dicevano da genitore e me lo dicevano delle cose materiali. Il Dio che è nostro padre, materiale pure spirituale, si dice la stessa cosa. Quindi non dimentichiamoci appunto del mondo che muore, del mondo che ancora non conosce, ricordiamoci che Dio ha tanto amato il mondo e ha mandato Gesù affinché chiunque creda e non muoia. Amen. Alleluia. Amen. E così vogliamo allora leggere la parola del Signore, come l'ha stabilita anche per questa sera. Leggeremo nel capitolo 2 dell'Evangelo di Luca. Ora in quei giorni
fu emanato un decreto da parte di Cesare Augusto che si compisse il censimento di tutto l'impero. Questo censimento fu il primo ad essere fatto quando Quirinio era governatore della Siria e tutti andavano a farsi registrare, ciascuno nella sua città. Ora anche Giuseppe uscì dalla città di Nazareth della Galilea per recarsi in Giudea nella città di Davide chiamata Betlemme, perché egli era della casa e della famiglia di Davide, per farsi registrare con Maria sua moglie che aveva sposato e che era incinta. Così mentre erano là giunse per lei il tempo del parto ed ella diede alla luce il suo figlio primogenito e lo fasciò e lo pose a giacere in una mangiatoia perché non c'era posto per loro nell'albergo. Ora, in quella stessa regione c'erano dei pastori che dimoravano all'aperto nei campi e di notte facevano la guardia al loro gregge. Ed ecco un angelo del Signore si presentò loro e la gloria del Signore risplendette intorno a loro ed essi furono presi da grande paura. Ma l'angelo disse loro: non temete, perché vi annunzio una grande gioia che tutto il popolo avrà, poiché oggi nella città di Davide è nato per voi un Salvatore che è Cristo il Signore. E questo vi servirà di segno: voi troverete un bambino fasciato coricato in una mangiatoia. E ad un tratto si unì all'angelo una moltitudine dell'esercito celeste che lodava Dio dicendo: gloria a Dio nei luoghi altissimi e pace in terra agli uomini su cui si riposa il suo favore. Ed avvenne che quando gli angeli si allontanarono da loro per ritornare in cielo, i pastori dissero tra loro: andiamo fino a Betlemme per vedere ciò che è avvenuto e che il Signore ci ha fatto conoscere. Andarono quindi in fretta e trovarono Maria, Giuseppe ed il bambino che giaceva in una mangiatoia. Dopo averlo visto, divulgarono quanto era stato loro detto a proposito di quel bambino, e tutti coloro che li udirono si meravigliarono delle cose raccontate loro dai pastori. Maria custodiva tutte queste parole meditandole in cuor suo, ed i pastori se ne ritornarono glorificando e lodando Dio per tutte le cose che avevano udito e visto, come era stato loro detto. E quando furono trascorsi gli 8 giorni, dopo i quali egli doveva essere circonciso, gli fu posto nome Gesù, il nome dato dall'angelo prima che fosse concepito nel grembo. Quando poi furono compiuti i giorni della purificazione di lei, secondo la legge di Mosè, portarono il bambino a Gerusalemme per presentarlo al Signore, come scritto nella legge del Signore: ogni maschio primogenito sarà chiamato santo al Signore, e per offrire in sacrificio, come è detto nella legge del Signore, un paio di tortore e 2 giovani colombi. Alleluia. Amen. Fin qui la lettura. Alleluia. Sia glorificato il Dio. Alleluia. Amen. Che queste, diciamo, queste letture, se fossero state scelte dall'uomo, secondo le tradizioni umane, le avremmo dovute fare per un to periodo di Natale, come festeggia il mondo, no? To mese di dicembre. Ma poi, che vedete, il Signore non ragiona come ragionano gli uomini, perché gli uomini sono bugiardi. Dio è verità. Gli uomini, vedete, prendono le cose con molta superficialità. Il Dio invece prende le cose sul serio,
li ha prese sempre sul serio, perché se non avesse fatto le cose serie e per bene, l'universo non avrebbe funzionato. È come quando uno fa un lavoro, lo fa male e poi non funziona niente. Invece noi vediamo che l'universo funziona in una maniera meravigliosa. Amen? Allora, basta pensare, ecco che qui che il Signore li ha messi vicino a noi, perché vedete, gli scienziati magari apprezzano ancora di più la creazione, ma non il creatore, perché non tutti gli scienziati sono credenti, quindi apprezzano, rimangono stupiti della creazione, di come è stata fatta, ecco, come è venuta all'esistenza, e che loro non sanno darsi una spiegazione. E quindi, vedete, il Signore dice: io allora, per far apprezzare ai miei la mia grandezza, la mia potenza, la mia precisione, che le farà diventare scienziati? No, ha messo le cose che noi le possiamo vedere senza binocolo, vero? A occhio nudo possiamo vedere il sole, la luna, le stelle, gli altri stesso. Ieri sera, mentre lavoravo fuori, era quasi buio, ho visto che la luna, c'era uno specchietto, come, sapete, come quando uno si taglia le unghie con taglia unghie, no? Che fa da questa gente? Proprio nel cielo, c'era sta luna, sto specchietto di luna, e poi c'era anche il cielo che era sereno, era una meraviglia. E ho potuto osservare come la luna piano piano tramontava. E sta dinnà al mare, era solo, no? E gorgi, come vuole dire? Voi che siete da Messina. Allora, perché tramonta lì a dinnà al mare? E proprio tramonta piano piano. E allora, ascoltate. E allora sta luna, prima l'ho visto che era tutta intera, lo specchio sempre, no? Poi piano piano andava sempre scendendo verso, fino a quando è scomparsa dietro la montagna del mare. A sto punto, disse: guarda, ma chi ha luna che se ne scendeva? Lo so, ho voluto scherzare. Amante. Ha detto: guarda, gloria a Dio, come effettivamente sembra che fosse la luna a camminare, no? Invece non è, è a terra. E a terra che gira. E allora a questo punto, quindi il Dio, vedete, ha creato tutte queste cose nella maniera perfetta, come mi ha fatto dire. Ecco che mentre il mondo, vedete, crede ancora che Gesù è nato d'inverno, invece Gesù non è nato d'inverno, ma è nato nel periodo estivo. Amen, gloria a Dio. Perché, come mi ha fatto dire poco tempo fa, perché il Signore mi ha fatto leggere proprio nel mese di agosto, ecco, così, questi versetti, questi capitoli, ecco, il Signore ci ha chiaramente detto, appunto, che il Natale non è stato, cioè la nascita di Gesù non è avvenuta d'inverno, ma nel periodo estivo, perché appunto c'erano, come abbiamo letto, i pastori che custodivano, facevano guardia ai loro greggi all'aperto. E poi un'altra cosa ancora importante, che come il Signore mi ha fatto leggere, ora dice: in quei giorni fu emanato un decreto da parte di Cesare Augusto che si compisse il censimento di tutto l'impero.
il censimento di tutto l'impero. Questo censimento, dice, fu il primo ad essere fatto quando Quirino era governatore della Siria, e tutti andavano a farsi registrare ciascuno nella sua città. Amen, gloria a Dio. Quindi, come Giuseppe, vedete, si è spostato per andare a Betlem, amen, e allora tutti si spostavano per farsi censire, cioè per farsi registrare, amen. E quindi è da stolti pensare che Cesare Augusto avesse fatto questo censimento d'inverno, perché come si sarebbero spostate le persone d'inverno? Quindi lui ha fatto il censimento in un periodo dove le persone si potevano spostare con molta facilità. Amen, gloria a Dio. Alleluia. E quindi è stato sempre nel periodo estivo, a partire forse ultime di giugno, così luglio e agosto, insomma questo periodo, ancora preciso, non ce l'ha spiegato, però è chiaro e quindi è indiscutibile, è stato del periodo estivo. Amen, gloria a Dio. Perché appunto loro si sono spostati, e per potersi spostare bisogna che il tempo... E poi un'altra cosa ancora, guardate quello che il Signore mi ha dato, è da vedere, da capire e da riferire a voi. Se ci fate caso, le famose stelle cadenti, anche le meteori, i meteori, come si chiama, sono nel periodo estivo che si vedono bene, si vedono meglio. D'inverno non si possono vedere. Quindi la stella, quindi il Signore ha diciamo scelto anche in modo tale che questa stella, alleluia, si potesse, i magi la potessero vedere nel cielo e camminare. Quindi il cielo doveva essere pulito, limpido, non doveva essere nuvolato, caniva che cadia. Altrimenti, e poi i magi stessi si sono dovuti spostare dai loro paesi, all'Oriente lì, e se partivano d'inverno pure loro. Vedete come effettivamente quanta ignoranza c'è nel mondo, e come i savi che si sentono proprio savi, ma ecco giustamente come dice Gesù: ti ringrazio Padre che hai tenute queste cose nascoste ai savi, agli intelligenti, e le hai rivelate ai piccoli fanciulli. Dice, perché così ti è piaciuto. Ora, fratelli, non la potevano inventare in una maniera migliore? Perché vedete, questa eresia l'hanno potuta, diciamo, divulgare quando la gente non sapeva né leggere né scrivere. Ma oggi, fratelli, ci sono già i nostri bambini che hanno gli occhi aperti, che ne capiscono più di noi che siamo genitori. Amen? Quindi vedete in quale, guardate, quale grande, cattiva figura stanno facendo tutti quei religiosi che per secoli, direi pure millenni, che sono 2000 anni, gloria a Dio, hanno dato da bere, hanno fatto capire che Gesù è nato d'inverno. Invece non è nato d'inverno, alleluia, amen. Perché, ecco, guardate, è il Signore che fa tutto alla perfezione. Ecco perché mi ha fatto dire, mi ha fatto portare l'esempio dell'universo, che non bisogna andare molto lontano, basta guardare la luna, il sole, le stelle, il sole stesso, vedete, ve ne accorgete che il sole al mattino spunta, sorge, e poi piano piano anche lui tramonta. Verso dove tramonta? Noi che siamo qui a Messina, verso dinna a mare, quel monte che abbiamo più alto che c'è qui a Messina, no? Verso là, vedete? Quindi anche il sole fa lo stesso cammino, che poi, ripeto, è la terra quella che è. Quindi la terra, vedete, girando, amen,
è così. Allora, girando, vedete che cosa fa? Prende il sole e lo fa tramontare come ha fatto tramontare ieri sera la luna. Amen? Gloria a Dio. Quindi, è il sole. Quindi questo per dire come il Signore ha creato tutte le cose. Guardate che perfezione, che precisione è Dio in tutte le cose. Dice, ma che sto qua che c'entra con questa lettura che abbiamo fatto? Sapete che, cosa c'entra? Intanto, ecco perché anche il fatto che Gesù doveva nascere, lui, il Dio ha scelto, quindi ha messo in cuore, come allora metteva ancora pure a Faraone, no? E quando c'era il Faraone buono ai tempi di Giuseppe, no? E quindi in quel periodo ha messo in cuore anche a Cesare Augusto di fare questo censimento. Perché? Perché diciamo Giuseppe, vedete, doveva recarsi a Betlehem perché le profezie avevano, il Dio per mezzo dei profeti aveva detto che Gesù doveva nascere a Betlehem. Tant'è vero che quando Erode chiese ai sacerdoti, ai capi anziani, loro gli hanno detto che doveva nascere il re dei giudei, il Messia, in Betlehem. Amen. E allora dice, come fare nascere dal momento che Giuseppe si trova in un altro posto? Come fare in modo tale che invece lui vada a nascere in Togoso? E non solo, guardate, ecco quello che il Signore mi ha dato da capire, per dire, vedete, il Signore mi ha voluto dire, vedete che io ragiono che a destra. Alleluia. E quindi quando io dico faccio una cosa, la faccio bene, so quello che faccio. E guardate, la sapienza di Dio, allora, e Dio fa sì che Cesare Augusto emani questo decreto di fare questo censimento, e tutti devono andare nel loro paese nativo. Amen? Non è uno censimento si poteva fare scrivere in un altro posto, no. E allora guardate, gloria a Dio, la novità che a me è sfuggita sempre, il Signore questa sera non l'ha fatta sfuggire. Vediamo un po' se ci siete arrivati voi. Allora, lo fa, quindi fa fare questo censimento nel periodo estivo, in modo che tutti si possano spostare. E ora Giuseppe dice, usci dalla città di Nazareth, perché lui era lì a Nazareth, è giusto? Quindi lui non si poteva far registrare a Nazareth. Altrimenti Gesù sarebbe nato a Nazareth e non a Betlehem, come i profeti avevano detto. Vedete? Allora il Signore, precisione, sole, luna, stelle, terra, precisione in tutte, come lui è perfetto in ogni cosa. Questo ecco perché il Signore mi ha fatto portare l'esempio scherzosamente pure la luna, cose, ecco per, allora, in modo tale, vedete, che i suoi insegnamenti non siano veramente pesanti, gravosi, ma il Signore ci spiega queste cose anche giocherellando. Amen. D'altra parte, come noi facciamo con i nostri figli, con i nostri bambini, per non fargli pesare molto lo studio, cerchiamo certe volte di addolcirle, è vero o no? Insomma, ecco, il Signore fa la stessa cosa. Quindi quelle brevi parentesi che il Signore mi fa aprire e poi chiudere servono appunto questo, per creare e consolidare questa atmosfera familiare, e noi possiamo, ecco, con gioia, altrimenti non venire uno pesante, e studiare non venire uno pesante, tutte cose. Invece il Signore, per non appesantirci, ecco, ci presenta le cose in questa maniera. Allora, quindi Giuseppe da Nazareth è costretto, perché guai se lui non fosse andato. No. Allora, e guardate, sia glorificato il Dio. Perché? Benedetto sia l'Eterno. Allora, uno, perché già stava per scadere il tempo e quindi completarsi il periodo
di 9 mesi. Quindi dice il Signore, ca, o ne muovemmo due corsa, o altrimenti il mio figliolo nasce a Nazareth e non a Betlemme. Quindi, a me ci siamo? Perché si è trattato di giorni. Gloria a Dio, perché non appena sono arrivate lì si sono compiuti per Maria i 9 mesi. Amen. E guardate, si è glorificato Dio. Intanto, sia per nascere, e poi una cosa molto importante, alleluia, perché vedete le scritture devono risultare veritiere. Perché il Signore fa sì che Gesù quindi nasca a Betlemme, e che sana coincidenza con il censimento, in modo tale che in tuo stato di famiglia di Giuseppe risulta ora pure Gesù che nasceva a Betlemme, nativo di Betlemme. Ci avevate pensato mai? Quando il Signore mi ha dato da leggere, proprio mi ha fatto capire. Infatti, dentro me c'è stato un sussulto. Disse, ma guarda la perfezione di Dio. In modo tale che, perché altrimenti, seguite, perché altrimenti Giuseppe e Maria, come facevano a registrare a Gesù a Betlemme? Non è che è come oggi, che c'è un municipio, in qualsiasi giorno e mese i bambini nascono, uno va e registra. A quei tempi la registrazione avveniva quando effettivamente gli imperatori, i capi di stato, i re facevano un censimento. Alleluia. Quindi sia glorificato il Dio, vedete che cose meravigliose, che il Signore, come il Signore fa coincidere tutte le cose, ecco, la distanza, terra, sole, sole, luna, luna, terra, amen, gloria a Dio, che perfezione di Dio. E questo, vedete, perché pure, in modo tale che i sacerdoti, gli anziani del popolo, vedete, non avessero alcuna scusante nei confronti di Dio. Dice, perché? Non, guardate, allora, perché effettivamente se Gesù fosse nato a Nazareth, che poi lui è cresciuto pure a Nazareth, infatti lui viene chiamato pure Nazareno, no? Però come nativo di Betlemme, della città di Davide, perché doveva, vedete, continuare la discendenza di Davide, del re Davide, perché cosa allora? Boaz era di Betlemme, era un betlemita. Amen, gloria a Dio. Quindi vedete, tutta la discendenza doveva partire, doveva continuare lì. Alleluia. E allora, e le scritture appunto, il Dio mediante i profeti aveva fatto profetizzare che Gesù sarebbe nato in Betlemme. Infatti, ecco, la risposta è stata data, guardate, al re Erode, in modo tale che né Erode, né i sacerdoti, né gli scribi, né i anziani si potessero un giorno giustificare davanti a Dio. Perché per il Signore, guardate, nascere a Nazareth, nascere a Betlemme o nascere in un'altra città, sempre, o a Gerusalemme per esempio, ecco, poteva nascere pure a Gerusalemme, è giusto? No, invece no. Perché il Signore fa queste cose? Ecco la precisione di Dio, la perfezione di Dio, in modo tale che quando lui giudica possa giudicare sempre con giustizia. Alleluia. Perché se lui l'avesse fatto nascere a Nazareth, e magari dopo alcuni mesi o qualche anno Cesare Augusto avrebbe
diciamo, fatto questo censimento, allora loro sarebbero andati già con il bambino cresciuto, è giusto, e l'avrebbero registrato. Ma registrato come, attenzione, come facente parte della famiglia, ma come natività, Gesù sarebbe risultato cittadino o paesano di Nazareth. Le profezie sarebbero entrate in contrasto. Vedete, fratelli, il piano di Dio non è semplice. E quando è una vera chiesa, una vera opera di Dio, fratelli, non è fatta a casaccio, ma tutta è fatta in una maniera perfetta, con una legge perfetta, perfettissima, tutto. Vedete, anche questo luogo, quest'opera, fratelli, tutto, vedete, è fatto in una maniera perfettissima. Non pensate che sia un caso, sì, una chiesa, o c'era o non c'era, è la stessa cosa. No! Perché anche questo luogo, il Signore, vedete, lo ha stabilito prima della fondazione del mondo. Perché tutto deve inquadrare alla perfezione. Perché, vedete, perché gloria all'Altissimo, perché nessuno si possa giustificare per la propria caparbietà, per la propria cattiveria. Il Dio fa fare le cose tutte perfette in modo tale, dice, no, perché tu non ti puoi giustificare, perché io ho fatto questo, 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 quest'altro, questo, questo, questo. E allora? Quindi Gesù, vedete, avrebbe avuto la sua, come dire, cittadinanza, no? Non di Betlehem, ma di Nazareth, è giusto? Oh, allora, scribi, farisei e sacerdoti avrebbero detto, no! Perché se lui è nato in Nazareth, le scritture dicono che doveva nascere a Betlehem, quindi il Messia non è lui. Fratelli, come le avrebbe potuto giudicare il Signore? Perché scribi, farisei e sacerdoti, che un giorno saranno giudicati da Dio, si sarebbero difesi e avrebbero detto, Signore, tu per mezzo dei profeti hai detto Betlehem, invece tuo figliolo è nato a Nazareth. Come avrebbe risposto il Signore? Avrebbe dovuto imbrogliare pure lui? Vedete, gloria a Dio, fratelli, col Signore non si scherza e non si scappa. A me, gloria a Dio, vedete come, si state facendo caso, gloria a Dio, come lui, la perfezione, perché dice, dice cosa lì, Erode, fatemi sapere, dove è nato, dice, ecco, dove deve nascere. Allora subito l'anziano, vedete, che conoscevano le scritture, dice, in Betlehem, alleluia. Vedete quindi che loro lo sapevano? Allora il Signore dirà a loro, voi che conoscevate le scritture, dove è nato, dove ho fatto nascere il mio figliuolo? A Nazareth? Oppure in Betlehem? Dice in Betlehem. E perché non avete creduto? Ah, perché era un impostore. Sì? Ma gli impostori possono fare miracoli. Alleluia. Gli impostori non sono approvati da Dio. Perché dove, vedete, l'opera di Dio si realizza, lì c'è la manifestazione dello Spirito Santo. C'è la perfezione di Dio. Alleluia. Vedete, quindi il Signore non lascia soltanto, vedete, piccoli particolari, ma un insieme di particolari tali che chi non vuol credere non crede, chi non vuole accettare non accetta. Amen. Ma il Signore fa tutto perfetto in modo tale che nessuno si smarrisca. Amen.
Perché, guardate, se aiutatemi voi, perché io dopo tanti anni delle cose non è che tutte cose mi ricordo, ma le tabelline mi pare che le ha inventate Pitagora, mi pare, no? Se la tavola va bene, avanti, mi ammogliai la lingua, la tavola pitagorica, amen? Quindi Pitagora ha fatto le tabelline, no? Moltiplicazione, no? Intenzione poi facciamo noi. Allora, se, ascoltate bene, se io che non voglio studiare, che non voglio studiare e non mi piace lo studio, non mi piace la matematica, no? Quando io sbaglio, quando io sbagliavo per esempio un compito e facevo a scuola 3 per 2 7, 3 per 8 23, no? Un professore dice: ma che sei credino? Professore, Pitagora sbagliavo. Perché fici cose, e fici una che c'è da male. C'è quando dicevo che era 3 per 8 fa 24. C'è quando dice che fa 23. Amen? Allora, il professore non avrebbe potuto premiarmi mediante la bocciatura. Non mi avrebbe potuto condannare, giudicare male, no? Ma se io invece effettivamente nel compito avevo fatto 3 per 8 23, dice: senti, vedi che ufficio a tavola pedagogica, insomma da ballina è stato pedagogica, ufficio perfetto, 3 per 8 fa 24, tu poi non ti puoi giustificare che fu colpa di Pitagora, o no? Così nessuno si può giustificare che la colpa è di Dio, perché tutto è perfetto, è matematica spirituale, è precisione spirituale, è nato a Bethlehem, alleluia, amen, della discendenza, guardate, della discendenza di Davide, nella città di Davide, amen, gloria a Dio, vedete, gloria a Dio, come tutto è perfetto, quindi giustificazione non ce n'è per nessuno, alleluia. E quindi a questo punto dice: ma ecco, la stessa cosa l'ha fatto con Giovanni Battista, una voce che grida nel deserto: preparate le vie del Signore, appianate i suoi sentieri. Amen. Guardate, anche quello. Ora, vedete, non hanno accettato quindi il messaggio di Giovanni Battista, e anche quello era un particolare che faceva parte della precisione del piano di Dio. E se ci fa da caso, non hanno creduto né a Giovanni Battista e neanche a Gesù. Sto comprendendo, il Signore mi sta dando da comprendere una cosa. Ma vedete, quello che noi abbiamo letto, e il Signore ci ha fatto leggere e ci sta spiegando, si è fermato lì, per quel tempo, 2000 anni fa, circa. Amen. Fratelli, e oggi? Alleluia. Con te voglio fare un'opera nuova. Ma sì, chiunque può venire per dire: con te voglio fare un'opera nuova. Però, diciamo, in quest'opera si devono realizzare delle cose con assoluta precisione. Alleluia. E quindi ci deve essere la guida dello Spirito Santo, e il Dio mediante lo Spirito Santo di mettere ogni cosa al giusto posto, in modo tale che chiunque non vuol credere non crede, e chiunque vuol credere creda. Amen, gloria a Dio. Perché voi pensate che il Signore, appunto, da quando ha detto con te voglio, quando mi ha detto con te voglio fare un'opera nuova, il Signore
ha fatto accadere determinate cose che non possono essere attribuite alla mente umana, perché la mente umana fa acqua di tutti i lati. Le cose che vengono dalla carne si vedono che sono carnali, alleluia. Le cose invece che vengono dallo spirito si vedono e si sentono, si capiscono per chi le vuole capire. Amen, gloria a Dio. Ora il Signore, ecco, con te voglio fare un'opera nuova. Fratelli, da quando il Signore ha aperto, mi ha fatto fare, no, diciamo che la radio me l'ha fatta fare prima, ma la Chiesa, fratelli, non ci ha fatto vedere il Signore cose grandi e meravigliose, rivelazioni che si sono realizzate, vedete? Con la perfezione di Dio, dice, non è che venne uno stupido è venuto a dire con te voglio fare un'opera nuova, però queste opere non si vedono, non si sono mai viste. E no, perché in quel giorno il Signore dirà no, perché colui al quale io ho detto con te voglio fare un'opera nuova, gli ho fatto dire e gli ho fatto gli ho rivelato, gli ho fatto dire cose gloriose, cose meravigliose, cose che si sono realizzate. Amen. Vedete come, ecco, il Signore porta i veri credenti a credere, accettare, e quelli che non sono veri credenti a peccare, a peggiorare la loro condizione. Perché, fratelli, guardate che, perché, fratelli, non è che noi ci possiamo fermare soltanto a Giuseppe, Maria, Elisabetta e Zaccaria fratelli, qua la cosa, l'opera di Dio deve andare avanti. Amen. Oppure con Giovanni Battista da allora. No, fratelli, perché qui, vedete, man mano che i giorni, i mesi, gli anni passano, il piano di Dio si deve sempre più realizzare. Alleluia. Perché l'opera di Dio, le fondamenta, il Dio li ha gettate mediante Abramo per la salvezza. Quindi, fratelli, non è dici che l'opera di Dio si è fermata con Abramo, Isacco e Giacobbe. Ci state facendo, vedete come l'opera di Dio ha sempre continuato completarsi nel tempo, e Dio l'ha completata con le sue grandi opere potenti, con le sue grandi manifestazioni mediante l'opera dello Spirito Santo. Amen, gloria a Dio. Alleluia. Ora vedete, io, fratelli, pensavo che il Signore mi avesse soltanto fatto dire e fermare lì, quando effettivamente che ha fatto inquadrare bene la nascita di Gesù con la sua iscrizione. Amen. Alla famiglia appartenente alla famiglia, proprio lì a Betlehem, gloria a Dio, perché vedete, queste cose venivano scritte, alleluia, non è che erano così cose che venivano trasmesse soltanto oralmente, no, perché il censimento non era che veniva fatto a voce, il censimento veniva fatto per iscritto. E quindi vedete, quando, alleluia, Giuseppe si presentò, vedete, se Gesù sia glorificato, se Gesù, vedete, fosse nato in un altro posto, allora lui doveva avrebbe dovuto fare scrivere che il suo figlio Giuseppe, il figlio di Giuseppe e di Maria, era nato in un altro posto. Invece no, guardate che bella, che bello stato di famiglia. Amen, gloria a Dio. L'atto di nascita, dice, non nascio, dove è nato? A Betlehem. Alleluia. Amen. Allora dice, che cosa ha a che vedere allora con me? Ecco, oggi vedete, molti non credono perché non vogliono credere in quello che il Signore sta facendo, perché non vogliono credere. Ma se sapientemente analizzassero tutti gli eventi da quando il Signore mi ha detto con te voglio fare, devo fare un'opera nuova,
Allora, fratelli, loro scoprirebbero tanti particolari, ma così perfetti che solo Dio può fare. Perché da quando lui ha detto con te voglio fare un'opera nuova, il Signore ha iniziato un'opera veramente nuova. Amen. E ha manifestato la sua gloria. Fratelli, è forse frutto della carne quando il Signore ha detto da questo momento inizia una nuova era? Che l'ha detto il 9 di settembre pomeriggio e due giorni dopo che crollarono le Torri Gemelle, tutti i giornali, televisione, hanno ripetuto la stessa frase: è iniziata una nuova era. Fratelli, è nata a Betlehem, sì o no? Il nesso. Amen, gloria a Dio, alleluia. Quindi, e allora, non possono dire, costui si è inventato tutto, ha detto che il Signore gli ha parlato, gli ha detto con te voglio fare un'opera nuova, e in lui il Signore non ha fatto niente, ha fatto niente. No, Dio sta facendo, ha fatto e continua a fare. Alleluia. Amen, gloria all'Altissimo. Alleluia. Perché effettivamente quante cose, ora non stiamo qui a elencare tutte le cose, sia glorificato il Dio. Amen. E poi, fratelli, il marchio della bestia. E tutte quelle cose quando il Signore ha parlato che sarebbero successe diverse cose, catastrofi apocalittiche, proprio cose, e si sono verificate. Fratelli, questi sono dei pezzetti di mosaico messi al posto giusto con una precisione perfetta da parte di Dio. Come ha messo nella posizione giusta, al posto giusto, al tempo giusto, il sole, la luna, le stelle, la terra. Alleluia. Amen, gloria all'Altissimo. Quindi, poi, guardate, queste spiegazioni, ecco il fatto che appunto noi possiamo dire ad alta voce e davanti a tutti, al mondo intero, Gesù non è nato d'inverno. Perché? Perché il Signore ha parlato e continua a parlare da questo luogo. Non è anche questo un pezzo di mosaico messo a posto giusto con una perfezione, alleluia, nella maniera assoluta? Noi non sappiamo il giorno, perché il Signore non ce l'ha detto, e forse fa bene a non dircelo, perché potremmo anche noi cadere nell'errore di festeggiare. Amen. Poi se il Signore ce lo vuole rivelare, amen Signore, tutto quello che Dio fa, ben venga e ben sia fatto. Amen. Ma fratelli, intanto per farci uscire dalla confusione del mondo, dalla Babilonia spirituale, il Signore dice non fidatevi, perché chi è fedele nelle piccole cose è fedele nelle grandi cose. Quelli che magari possono dire ma sì, che ci fa, tanto Gesù è nato, o è nato d'inverno, è nato d'estate, noi lo festeggiamo d'inverno perché ormai la traduzione vuole così. Sì, la stessa cosa. Allora, perché Gesù non lo fa, il Signore, perché non faceva nascere a Gesù a Nazareth e invece di Betlehem? Tanto la stessa cosa. O nasce a Nazareth, o nasce a Nazareth, era la stessa cosa. No? No, la precisione di Dio sta in questo. Che tutto deve essere fatto nella maniera perfettissima, come Lui è perfettissimo, gloria all'Altissimo. Alleluia. E quindi quello che sta accadendo in questo luogo, e tramite la mia persona, è tutto perfettissimo, stabilito da Dio a tempo giusto. Alleluia. Perché non solo quindi il Signore ha le rivelazioni che si sono realizzate, e il fatto della nuova era che mi ha fatto e si è realizzata, fratelli, è quella delle origini dell'universo, che è una cosa da nulla, da poco. Ma ci pensate, gloria a Dio, come potranno giustificarsi?
Come può una persona che non ha fatto mai studi di questo genere inventarsi le origini dell'universo e le origini di Dio stesso? Alleluia! E che, fratelli, non si fermerà qui ancora, perché più avanti andiamo, più il Signore ci farà vedere cose nuove e gloriose. Amen? Quindi, questa sera, vedete, il Signore ha collegato con questo, sia glorificato il Dio. In questo istante il Signore mi sta facendo capire questo. Ecco, vedi, questa sera il Signore, quello che sta facendo in questa piccola comunità e con la mia persona, perché tanto non posso dire che sogno, come posso dire, Bauscia, come chiamano, insomma, che si vanta, non mi interessa affatto, perché tanto io non mi vanto, non lo faccio per vantarmi, lo faccio per servire Dio e difendo l'opera di Dio a spada tratta. Alleluia. Amen. Quindi il Signore questa sera, con questo, citando quei particolari, e come ha fatto dire il sole, la luna, le stelle, Nazareth, Betlem, il tempo del parto, il censimento, il perché, vedete, tutto, parlo cose che sono accadute così, tanto, invece no, tutto è accaduto nella maniera perfettissima, come quando il Dio prendeva il sole e lo metteva al giusto posto, prendeva la luna e la metteva al giusto posto, la terra, quindi le stelle, tutti i pianeti e satelliti, le galassie, tutto il Signore ha messo al giusto posto. Alleluia. Amen. Ecco, dice, quindi anche quest'opera, fratelli, mi viene nei brividi, anche quest'opera che il Signore sta facendo qui col fratello De Luca è da unire. Al Vecchio Testamento o Nuovo Testamento, alla nascita di Gesù e gli apostoli, e a quello che Dio ha rivelato a Giovanni nell'Apocalisse. Quindi quello che il Signore sta facendo con noi, fratelli, è da annoverare, è da aggiungere alle scritture di Dio. Vengo e mi spiego meglio. Se fosse venuta a mancare, state attenti, se fosse venuta a mancare l'Apocalisse, quello che ha fatto Gesù è quello che il Padre ha fatto per mezzo di Gesù e in Gesù, sarebbe rimasto incompleto per noi. Amen. Quindi l'Apocalisse è stata indispensabile per conoscere il piano di Dio, non solo quello del passato, ma il presente di allora e futuro. Amen. Quello che il Signore sta facendo con noi è la continuazione di quello che Dio ha dato a Giovanni facendogli scrivere l'Apocalisse. Allora, ecco, tutto quello che il Signore sta facendo in questo luogo è da aggiungere alle sacre scritture. Dicite niente, fratelli. Sta dicendo niente, Signore. Non sono delle piccole, per carità, perché tutto ciò che il Dio ha fatto con i suoi servitori, quindi guarigione, liberazione, sono cose gloriose che non si possono disprezzare. Però, ecco, com'è che tutti i miracoli di Gesù non sono stati scritti? Perché non erano necessari. Alcune cose erano invece non necessarie, indispensabili. Ecco, quello che il Signore sta facendo in questo luogo, con quest'opera, è un'opera indispensabile che non può essere sottratta alle sacre scritture. È la continuazione della Bibbia. Come il Nuovo Testamento è la continuazione del Vecchio Testamento, l'opera che il Signore sta facendo in questi ultimi tempi, in questo luogo e con la mia persona, è da aggiungere all'Apocalisse in poi.
perché ci sta preparando per il millennio e per il regno dei cieli. Amen. Ecco perché il Signore mi ha fatto scrivere: in quei giorni fu emanato un decreto da parte di Cesare Augusto. Amen. E qui mi fermo e insieme a voi voglio dare lode, onore e gloria a Dio, a Gesù e allo Spirito Santo, benedetti in eterno. Alleluia, amen, alleluia, benedetto tu sei. E così, Padre Santissimo, nel ringraziarti in verità per tutte queste meraviglie che ci stai facendo conoscere. Alleluia, gloria al tuo nome. Ti chiediamo grazia, Signore. Donaci, Signore, la tua divina sapienza, la sapienza di Gesù, Padre, che insieme a Lui ti possiamo sempre onorare e servire in ogni cosa, guidati da Lui. Alleluia, gloria al tuo nome. Sì, oh Signore, siamo vissuti molto tempo nel male, Signore, nel peccato, alleluia, nel mondo ingannatore. Ora facci vivere alla tua presenza, guidaci in ogni cosa con lo Spirito tuo Santo, e che la tua volontà si realizzi pienamente in noi e per mezzo di noi, qui in terra come lassù nel cielo, per la tua gloria e per la gloria di Gesù, benedetti in eterno. Amen, amen, amen. Dio sia lodato. È giunto al termine il culto che abbiamo seguito insieme e ringraziamo il Signore ancora una volta per la sua presenza. Vi ricordo che sulla nostra frequenza radio, Radio Messaggio Cristiano, offrirà a tutti l'opportunità di seguire l'ultima trasmissione di quest'oggi, ma attraverso YouTube e Facebook potrete seguire tutte le trasmissioni dei culti e tutte le dirette del fratello Nino già trasmessi. Vi ricordiamo inoltre che sabato 13 marzo, quindi come ogni anno il 13 marzo di sera, potremo seguire in diretta la celebrazione della Santa Cena. Ognuno può celebrare e prendere la Santa Cena col pane azzimo e il vino da casa propria, seguendo appunto in diretta da casa propria appunto la Santa Cena. 13 marzo. Per maggiori informazioni sentitevi liberissimi di chiamare sempre a questo numero 349 64 11 232. Pace ancora alla prossima trasmissione del culto e mi raccomando, non mancate sabato 13 marzo sera in diretta la Santa Cena.